Ciao a tutti, bentornati in andreavandini.com. Oggi sono particolarmente felice perché ci è appena arrivato un enorme carico pieno di tutte le novità natalizie firmate Yankee Candle. La tentazione di aprirle era veramente grande, però ho deciso di aspettare voi, quindi lo facciamo insieme. Primo scatolone Yankee. Quest'anno Yankee Candle ha proposto 5 nuove fragranze per la collezione festiva natalizia che neanche io ancora ho annusato e ho voluto aspettarvi. Qui già ne troviamo due. Abbiamo la Tree Farm Festival, bellissimo colore verde, quindi immaginiamo che sicuramente sarà una fragranza balsamica, un bel albero di Natale. La sentiamo insieme. È assolutamente buonissima. Aghi di pino, muschio selvatico, legno di cedro, legno di sandalo, ottime fragranze per chi ama le sempreverdi. Andando avanti troviamo la Mary Berry, bellissima anche lei con questo color ciliegia. Bellissima, bellissima la label con tutti i biscottini e credo per chi ami le dolci sia proprio ben indicata. Assolutamente sì, è un ottimo biscottino al burro con marmellata fresca di lamponi, decisamente golosa per un Natale un pochino più dolce. Ora andiamo avanti. Andiamo alla ricerca delle altre tre fragranze. Il Natale Yankee ci stupisce sempre con delle novità, delle fragranze eccezionali. Qui abbiamo la Twinkling Light, quindi delle luci scintillanti. La candela è molto bella, la classica candela bianca, molto elegante anche nella label. Andiamo ad annusarla. Decisamente un'ottima fragranza, come tutte le bianche direi che è leggermente più delicata rispetto alle prime due che abbiamo visto e si sente come nota di testa sicuramente la mandorla, il gelsomino e l'ambra. Credo che questa fragranza possa accontentare tanti nasi, è una bella fragranza fresca che ci piace molto. Andiamo avanti. Vediamo cosa troveremo qui. Ah, questa è quella forse che mi ha incuriosito di più da catalogo. Bellissima la label, Letters to Santa, un insieme di letterine per Babbo Natale. La label è molto bella, il colore è rosso, quindi la classica candela del Natale. E sono proprio curiosa, questa è la fragranza che più di tutte, leggendo la descrizione, mi ha incuriosita. E devo dire che è spettacolare. Si sente proprio l'odore del legno, il profumo della carta, con una nota però dolce, quasi di muschio zuccherato. E devo dire che annusandola penso proprio alla dolcezza dei bambini che scrivono la letterina per Babbo Natale. Bella, bella, bella. All'appello manca una fragranza. Andiamo a cercarla. Eccola qua. Un bel colore rosa, ovviamente il mio colore preferito, la Christmas Eve Cocoa.
La annusiamo, anche qui la label è stupenda, ricca di praline, marshmallow, dolcetti, quindi credo che come la prima che abbiamo visto, anche questa piacerà molto a chi ama le dolci come me. Assolutamente interessante, si sente proprio il profumo delle praline di cioccolata, con una nota però di menta che la rende decisamente più fresca rispetto al biscottino che abbiamo visto prima, e questa nota di vaniglia cremosa che la rende eccezionale. Ottima anche lei. Dovrebbero essere arrivate anche le due fragranze in edizione limitata e che troviamo solo nel formato Zara grande, delle returning, cioè le fragranze che sono state rimesse in produzione, vedendole da catalogo devo dire label stupende. E qui abbiamo, eccola qua, qui abbiamo la prima, bellissima, un rosso acceso, un color ciliegia, la Cherries on Snow, quindi queste ciliegie cadute proprio nella neve, e devo dire assolutamente questa amarena, questa ciliegia succosa, quasi ghiacciata, bellissima fragranza per chi ama le fruttate. E vi ricordo che questa la troviamo solo nel formato Zara grande, quindi in edizione limitata. Mettiamola qui, così ve le faccio vedere tutte. Eccoci qua con l'ultima fragranza arrivata, la North Pole, bellissima anche lei, bianca, con tutti gli zuccherini e le caramelline sulla label. Sentiamo lei cosa ci propone. E qui devo dire stupenda anche lei, abbiamo una dolce vaniglia cremosa miscelata con della menta, quindi molto fresca, molto buona. E devo dire che di questa collezione non saprei effettivamente cosa portare a casa, una veramente più buona dell'altra. Devo dire che Yankee Candle è sempre fantastica, ci stupisce ogni anno con fragranze meravigliose. Tra pochissimi giorni tutte queste nuove fragranze Yankee Candle saranno disponibili sul nostro sito andreavandini.com. Intanto seguiteci sui nostri social e comunque vi aspetto per annusarle insieme nei nostri negozi di Città di Castello. Grazie, ciao!